Buonasera, buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Parole in Piazza, il nostro talk show serale in diretta come sempre ogni giovedì sera dalla piazza di Telepavia, dalla piazza di tutti i pavesi, dallo studio 1 di Telepavia a Vigevano. Questa sera parleremo ovviamente, non può essere altrimenti, di politica, ma lo faremo con un occhio di riguardo ai cittadini, alla gente comune, alla gente di chi ci sta ascoltando, scusate. Ecco, lo faremo ovviamente con una serie di interviste fatte per strada, ma lo faremo anche coinvolgendo direttamente voi da casa attraverso il nostro social, perché vi ricordo che da alcune settimane il nostro talk show serale è in diretta, sempre come sempre puntuali, anche sulla nostra pagina Facebook, e vi invito a commentare e a rivolgere ai nostri ospiti, davvero tanti, li state già cominciando a intravedere dall'inquadratura, a commentare e a rivolgere, perché no, domande anche ai nostri ospiti. Questa sera parleremo di un tema davvero particolare, lo vedete nel titolo di questa serata, è cari politici, ecco cosa vogliamo. Abbiamo chiesto ai cittadini comuni cosa si aspettano dai politici, o meglio da coloro che saranno poi eletti. Lo facciamo commentando con alcuni esponenti del mondo politico pavese. Comincio a presentarveli, parto dalla mia estrema destra. Abbiamo con noi Giuseppe Polizzi del Movimento 5 Stelle, consigliere anche comunale del Movimento 5 Stelle a Pavia. Benvenuto Polizzi. Buonasera direttore. Con noi anche Serafino Carnia, Fratelli d'Italia, sindaco anche di Ottobiano, quindi alcune di queste tematiche le conosce direttamente, perché chissà quante persone vengono a bussare alla sua porta. Benvenuto, sì. Benvenuto. Grazie. Con noi anche Davide Ottini, Partito Democratico, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Pavia. Buonasera. Buonasera Ottini. Con noi anche Alessia Rusa, segretario della Lega Nord, o meglio Lega, sottolineiamo questo cambio di nome, e mi perdoni se ho commesso questo errore, Lega di Garlasco. Benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. Con noi anche Giacomo Galazzo di Liberi e Uguali, assessore comunale al Comune di Pavia. Benvenuto, benvenuto assessore. Con noi anche il forzista Antonello Gagliani, vice sindaco di Gambolò e consigliere di maggioranza di Forza Italia a Vigevano. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera, buonasera Gagliani. Insomma, parleremo davvero di tante cose. Io parto subito con il primo argomento. Abbiamo sentito a casa, grazie ai nostri corrispondenti a Vigevano e in oltre poco Ermanno Bidone a Pavia con Luca Pattarini, cosa vuole la gente dalla politica, cosa si aspetta almeno da queste elezioni. Partiamo subito da un tema particolarmente caldo, che è un po' un tema che imperversa nei programmi elettorali dei maggiori partiti che qua abbiamo voluto coinvolgere, ovviamente il lavoro. Prego Danilo. Quanti anni hai? 43 anni. E come ti chiami? Cristian Arroyo. E di cosa ti occupi nella vita? Io faccio lavoro una ditta a chiamata, faccio turni in una ditta di coma plastica. Il prossimo governo, cioè, più tutela ai lavoratori, anche l'aspetto sociale, diciamo più case comunali per le popolazioni di qua di Voghera, anche tutta Pavia. Luoghi, cioè appartamenti, case a costo ridotto, a canone. Sì, diciamo, sì, per la gente che ha bisogno, no? Poi ha piuttosto più lavoro. Ho sempre lavorato in proprio, ho lavorato dipendente, una cosa e l'altra, però io alla fine sono proprio delusa dal governo italiano e da tutti quelli che sono andati su. E di conseguenza, cosa devo mai dire? Mi auguro veramente che qualcosa fanno, perché qui siamo altro che. Guarda, non me li chiede a me, sono talmente tante che non saprei da che parte iniziare, per cui. Cosa servirebbe queste elezioni per svoltare, insomma, per uscire dall'immobilismo? Guardi, non è facile dire che cosa servirebbe, perché è veramente difficile, insomma, governare 60 milioni di persone è difficile, per cui non saprei io cosa sarebbe. Lavoro, sicurezza, queste tematiche? Beh, questo è chiaro, senza lavoro non c'è assolutamente nulla. Perché tutto quello che potrebbe esserci senza lavoro va via. Sì, interventi a tutto campo, creare ricchezza, creare posti di lavoro per distribuire, tutti vogliono distribuire la ricchezza che non si produce, come facciamo? Non è possibile, prima creare la ricchezza e poi redistribuirla, e queste priorità mi sembra che i partiti non siano molto consapevoli, oppure apparentemente, ecco, probabilmente così ci trattano un po', come dire, come incompetenti, insomma, mi sento un po' preso in giro, a dire la verità, un po' da tutti, chi più chi meno.
Questa donna si sente un po' presa in giro, l'abbiamo sentito, un po' forse gran parte dei cittadini, perché no, magari anche voi che siete seduti qua vi sentite un po' anche presi in giro dai partiti, dalle promesse. Noi la settimana scorsa abbiamo fatto una puntata dedicata proprio a Promettopoli, tante promesse dei grandi leader che speriamo davvero siano mantenute, però ovviamente queste promesse tante volte rimangono qualcosa di aleatorio. Quindi io partirei, insomma, da Uttini. Hanno criticato apertamente un po' questo governo, insomma, di immobilismo, di stagnazione, si è fatto poco, tante belle parole, forse Renzi ha parlato forse un po' troppo per alcuni senza magari combinare poco. Parto da lei per poi cominciare il giro di commenti. Sì, ma io intanto comincio a dire che da queste testimonianze che avete raccolto, la prima sensazione che ricavo, che poi è un po' quella che ricavo quotidianamente svolgendo la mia attività sia come politico sia come funzionario della Camera del Lavoro, è quella di una sostanziale sfiducia che i cittadini hanno nei confronti della politica in generale. Sfiducia dovuta proprio al fatto che molti cittadini oggi non trovano da parte della politica risposte concrete a problemi decisamente concreti. E ovviamente la questione lavoro è, credo, la questione che risulta essere prioritaria un po' per tutti quanti. Da questo punto di vista io credo che si debba fare un ragionamento su da dove si è partiti. Questa legislatura e i governi che l'hanno contrassegnata è partita con la condizione che tutti ricordate. Nell'estate del 2010 questo paese era un paese tecnicamente in default dal punto di vista della sua autosostenibilità di bilancio, praticamente commissariato dall'Unione Europea, con un tasso di disoccupazione che non aveva uguali nell'immediato, nel dopoguerra sostanzialmente. Erano tassi di disoccupazione che sfioravano il 18% a livello complessivo, addirittura la disoccupazione giovanile si avvicinava al 50% su media nazionale. Ed è chiaro ed evidente che in questa legislatura si è provato a mettere in campo una serie di strumenti che in qualche modo avevano un primo obiettivo, che era quello di rimettere in moto un circolo virtuoso che restituisse la nascita di posti di lavoro. Lo strumento è uno strumento che ha certamente degli aspetti perfettibili, mi riferisco al Jobs Act, decisamente perfettibili, che però in maniera oggettiva, e questi sono numeri nudi e crudi che nessuno può smentire, sulla parte almeno quantitativa dei posti di lavoro segna nel 2017 più quasi 1 milione di nuovi posti di lavoro. Poi sono io qui il primo a dire che il passo ulteriore da fare, ed è quello che il Partito Democratico si propone da fare nell'ipotesi in cui dovesse appunto vincere l'elezione, è quello di passare da un concetto di occupazione, di nuova occupazione vissuta solo in termini numerici, a un concetto di qualità di questa occupazione. Perché è chiaro che dentro questo circa 1 milione di nuovi posti di lavoro si annida forte la componente del lavoro precario e, come diceva prima la prima persona intervistata, che era appunto un lavoratore a chiamata, quindi un lavoratore precario, l'obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la quota di nuovi contratti a tempo indeterminato. Come? Non attraverso una tantum che sono costituite dalle incentivazioni fiscali, dagli sgravi fiscali che chiaramente quando vengono erogate pompano esaltano questa dinamica, ma è solamente una dinamica temporanea. Attraverso una misura strutturale che è quella ovviamente della riduzione del cuneo fiscale contributivo, l'obiettivo che si pone il Partito Democratico è di ridurre nell'arco della legislatura di 4-5 punti percentuali il cuneo fiscale contributivo proprio a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, in modo da incrociare una dinamica virtuosa, continuare su questa dinamica virtuosa che però sposti il baricentro delle assunzioni a termine a quelle a tempo indeterminato. Noi abbiamo appena iniziato e già su Facebook stanno commentando, ci sono già alcuni messaggi, ve li leggo molto velocemente. Hanno ragione, probabilmente ce l'hanno ovviamente con chi abbiamo intervistato, hanno ragione, siamo stufi di cavolate. Un altro, Tio Mattia Parolini, dice: forse per incrementare i posti di lavoro che si vogliono licenziare 60.000 diplomati magistrali in seguito di una dubbia sentenza. Questo insomma si entra un po' nel particolare, però vedevo Arusa della Lega che quando parlava Ottini insomma sorrideva, quindi
tutto quello che ha detto Tini, insomma, riguardo a quello che è stato fatto dal suo partito al governo in questi 5 anni, non la convince? Beh, ma come diceva il collega, bisogna dare delle risposte alle persone, ma in questi 5 e passa anni le risposte che doveva darle? Doveva darle il governo di turno, e queste risposte non sono mai state date, anche perché se ci troviamo ancora qui a parlare sul perché e sul per come, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Che ne dica il collega, che sembra che sia stato fatto di tutto e di più, ma il tutto e di più non è stato fatto, almeno per la maggior parte degli italiani. Forse qualcosa che è stato fatto sul mondo del lavoro è stato fatto per gli immigrati. Io stesso, che sono un imprenditore, vedo che ci sono parecchie agevolazioni se si prendono delle persone che arrivano dal Ghana, che arrivano dalla Nigeria o che arrivano da posti dove non c'è comunque la guerra, per poterli tenere 6 mesi pagati dal comune, 1 anno e quant'altro, e poi ti agevolano su tutto. Ma dico io, ma italiani problematici che hanno bisogno di stare 6 mesi pagati dal comune non ce ne sono? O il PD non li ha voluti trovare perché comunque non ci sono guadagni su queste argomentazioni qua? Ecco, io vedo le persone, e lo vedo a Milano, vedo persone davvero in difficoltà che ti fermano per la strada e ti dicono: per favore aiutateci. Ecco, da questo "per favore aiutateci" fa capire quanto l'italiano, nella sua comunque educazione, nel suo orgoglio, chieda una mano alla nuova politica, perché in questi 7 anni la politica è stata distrutta insieme all'Italia, grazie a partiti come il Partito Democratico e ai personaggi che fino adesso l'hanno portato avanti. Quindi non stiamo a guardare il discorso di Berlusconi del 2010 e quant'altro, guardiamo quello che si doveva fare e che non è stato fatto. Ecco, noi ci proponiamo come Lega, e non sono promesse buttate al vento, anche perché per riuscire a rimettere in circolo il mondo del lavoro sicuramente vanno aiutati anche i piccoli e medi imprenditori. Ecco, poi magari andiamo a sentire anche... È curioso che come dire, un richiamo a un tale pragmatismo arrivi appunto da un esponente di uno di quei partiti che ha sostenuto il governo che nel 2010 stava consegnando questo paese al fallimento. E mi piace ricordare al collega, che è anche un imprenditore, che dice che nulla è stato fatto in questa legislatura a sostegno del lavoro e anche del lavoro imprenditoriale, che forse potrebbe magari raccontarci di quanto le piccole e medie imprese, ad esempio, abbiano giovato in questa fase della riduzione di numerose tasse che gravano sull'imprenditoria, soprattutto la piccola e media impresa. Parlo della riduzione dell'IRI al 20%, magari entriamo nel particolare. Parlo della riduzione dell'IRAP. Parlo della riduzione dell'IRES, questi sono fatti, non certo. Sono delle promessopoli o delle, come dire, opinioni, sono dei fatti concreti. Polizzi, il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto a favore del lavoro, qui abbiamo sentito due posizioni completamente opposte, Ottini che ovviamente difendeva ciò che è stato fatto sul lavoro, Aruso ovviamente attaccava: non avete fatto poco o nulla. A casa invece la percezione è davvero quella di essere, tra virgolette, senza un futuro sotto il profilo dell'occupazione. Eh sì, direttore, guardi, non posso non parlare, cioè non posso affrontare questo tema senza raccontarle un aneddoto. Una storia drammatica, una delle tante storie drammatiche. Oggi ho ricevuto una telefonata da parte di uno dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Non so se sapete che 406 lavoratori rischiano la perdita delle garanzie contrattuali che avevano col precedente gestore. Ci sono 41 licenziamenti sul tavolo, che mi diceva: io come faccio? Ho un mutuo, dei figli, se non arrivo a fine mese, se mi levano qualche soldo dalla mia retribuzione. Il punto non è solamente garantire il posto di lavoro, il punto è garantire un posto di lavoro di qualità. Purtroppo dal 1997 ai giorni nostri c'è stata una precarizzazione del contratto di lavoro, mi riferisco all'inizio, dal pacchetto 3 in avanti, e tutto questo non si è accompagnato con una protezione sociale. Noi abbiamo aderito in modo indiscriminato
a un'Unione Europea il cui centro era esclusivamente l'efficienza economica, non più la dignità della persona. E usando questo paradigma siamo arrivati a costituzionalizzare il vincolo di bilancio, che poi è diventato pareggio di bilancio. E in questi tecnicismi e in queste politiche miope e sbagliate che poi si innesta il dramma sociale che ci raccontavano quei signori che avete intervistato. Ci dicono non solo vogliamo un lavoro di qualità. Ma da sé che io stesso faccio parte di una generazione che il contratto a tempo indeterminato è qualcosa di strano. È un miraggio. Perlomeno sono più corretto, il posto fisso, lavorare 30 anni in un'azienda, come ha fatto mia nonna d'operaia in un'azienda alimentare, oggi non esiste più per un ragazzo giovane e ci sta anche in una situazione di mobilità del mercato, ma bisogna dare protezione sociale. Il Movimento 5 Stelle all'interno del proprio programma ha delle soluzioni. Ha innanzitutto il reddito di cittadinanza, che non è una misura assistenziale, è una misura volta alla promozione sociale della persona. Perché uno che non si trova senza lavoro deve avere la dignità di poter fare la spesa e far vedere i propri figli, si è parlato anche di diritto alla casa, che ha una casa e può pagare un affitto. Poi c'è il tema della casa che è stato tirato fuori dal primo intervistato. Il tema della casa mi sta molto a cuore perché siamo in una situazione, il paese Italia non investe più in edilizia popolare residenziale. Dai tempi del governo Prodi è stata una continua costante, tant'è che nelle graduatorie della città di Pavia abbiamo 800 persone in lista di attività. Questo chiudo e dico questo. Bisogna garantire un lavoro di qualità. Il Movimento 5 Stelle nel proprio programma lavoro ha sicuramente delle cose che vanno incontro, diciamo, a quello che chiedono i giovani, a quello che chiedono invece chi già nel mondo del lavoro c'è. Innanzitutto il ripristino delle tutele dell'articolo 18, perché questo famoso contratto a tutele crescenti, il tempo indeterminato che fu teorizzato fra i primi da Pietro Ichino, non è altro che una precarizzazione per 3 anni. Perché per 3 anni tu puoi di fatto essere licenziato, certo, compreso il periodo di prova. E chiudo, perché non solo bisogna aiutare i lavoratori con un sostegno sociale quando non hanno il lavoro, oppure dando un lavoro di qualità quando ce l'hanno. Non solo bisogna dare il reddito di cittadinanza appunto quando non hanno questo lavoro qui, ma bisogna aiutare dall'altra parte anche le aziende con il taglio cuneo fiscale e con il taglio dell'IRAP, perché noi abbiamo... E parliamo politici, perché poi abbiamo proprio un blocco che è dedicato al mondo della piccola e media imprenditoria. Gagliani, insomma, il lavoro anche come Forza Italia è una delle priorità. Io sto seguendo abbastanza bene, insomma, la campagna elettorale anche locale, ne avete parlato in diversi incontri con il pubblico. Qui abbiamo sentito già diverse posizioni, reddito di cittadinanza che Berlusconi l'ha apertamente contestato, insomma, dando un po' anche dei praticanti proprio agli esordi i ragazzi del Movimento 5 Stelle. Beh, direttore, io faccio politica ma sono un politico prestato, perché io faccio impresa da molti anni e penso che il problema che oggi vive l'impresa e che vivo anch'io è quella che la pressione fiscale ormai è al 68%. Quindi quello che oggi presenta il partito che ho l'onore di rappresentare è quello di poter abbattere questa pressione, perché io a questo tavolo vorrei ricordare che assumere una persona costa circa 45.000 euro all'anno e capite che con una pressione fiscale al 68% diventa molto difficile il poter dare più posti di lavoro. E quindi cosa vuole fare Forza Italia? Forza Italia l'ha dichiarato più e più volte, e qui chiaramente l'onore va al nostro presidente Silvio Berlusconi, perché la pressione fiscale deve abbassarsi, deve arrivare a una flex tax che porta una pressione al 23%. Questo cosa può permettere? Può permettere alle aziende in primo luogo di poter chiaramente assumere più persone e soprattutto l'evasione verrebbe totalmente, non dico eliminata, perché... penso e credo che sia utopia questa, però sicuramente questa possibilità per le persone che ogni anno, anziché pagare le tasse, evadono le tasse, permetterà con questa pressione molto più bassa di poter pagare tutti tasse e a quel punto avere più disponibilità a livello di governo centrale, certo, e poter a quel punto far sì che le imprese, da che hanno non la possibilità di poter assumere persone, e a quel punto potrebbero aumentare i posti di lavoro e così rispondiamo a ciò che ogni giorno sentiamo. Io, come diceva direttore, faccio amministrazione da tanti anni, ho la possibilità
di rappresentare sia il comune di Vigevano, seconda città sul territorio della provincia di Pavia, e sia il comune di Gambolò, che è il sesto comune all'interno della provincia di Pavia. E capite che io ogni giorno ho a che fare con persone che vengono da noi sui servizi sociali, vengono da noi per poter chiedere un aiuto, un sostentamento. Ecco, mi voglio rivolgere al collega dei 5 Stelle. Capisce che dare un reddito di cittadinanza a 800 euro a una persona che non lavora, penso che sia un problema gravissimo, perché proviamo solo a immaginare i nostri operai lavorano con 8 ore al giorno, 40 ore a settimana, dal lunedì al venerdì, con scarso neanche 800-900 euro. Allora voglio dire, qual è la differenza tra una persona che lavora con un reddito da 800 euro e una persona che non ha un lavoro, e noi, o meglio, voi vorreste dare loro 800 euro? Io penso e credo che questa sia una sperequazione, perché a quel punto il costo del lavoro avrebbe un valore tendenza allo zero. Quindi, posso direttore, replicare su questa cosa qui, che è mera provocazione, perché in realtà innanzitutto un operaio a tempo pieno non guadagna 800 euro al mese. Mi risponda alla domanda, grazie. Dire oggi che dare un sostegno sociale, come succede in tutta Europa, sia chiaro, in tutti i paesi occidentali dell'Europa, intendo, tutta Europa, tranne noi e la Grecia, dire che dare un sostegno sociale a chi si impegna a cercare un lavoro, tant'è che noi il reddito di cittadinanza lo appaiamo alla riforma dei centri per l'impiego. Quindi dire che è un'eresia, dire che aiutare una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese, che in modo incolpevole non trova un lavoro, ecco, questa è la posizione di Forza Italia, che vuole dare l'aliquota al 23% indipendentemente dalla ricchezza, con ciò agevolando il figlio di Berlusconi. Ci sono altri stati che hanno questa pressione fiscale e non hanno il figlio di Berlusconi. Perché dico questo, direttore? Perché se tu metti l'aliquota al 23% a tutti, vai agevolare chi ha più ricchezza. Io capisco che Berlusconi dal canto suo voglia agevolare i propri figli. Noi diciamo sì all'aliquota al 23%. Diciamo anche noi, diciamo la stessa cosa, ma diciamo parametrata. Noi diciamo una no tax area fino a 10.000 euro, il 23% di aliquota fino a 22.000 euro di guadagno, e oltre una diminuzione del 5% delle attuali aliquote. Quindi abbiamo un progetto per l'Italia. Ma certo è che in una situazione di risorse scarse non puoi far pagare al figlio di Berlusconi quanto paga il figlio dell'operaio, siccome si parlava di operai, perché i volumi sono differenti. Dopodiché mi pare che anche altre forze politiche coalizzate con Forza Italia, che si propongono per un governo del paese, abbiano parlato in un certo modo anche loro con i propri termini di reddito di cittadinanza. Ma lo sapete che dovete andare a governare insieme perché siete una coalizione? O continuate a dire uno bianco e uno nero per vedere chi spara meglio e chi piglia di più? Questo, la posizione dei 5 Stelle è chiaro, e chiaramente un centrodestra unito fa paura a un Movimento 5 Stelle. Quindi è per questo motivo che voi continuate ad avere l'unica argomentazione. Finire il giro un attimo con Carnia e con Galazzo. Sono indignato, non reddito di dignità, ma ci rendiamo conto che l'unico modo per stimolare la gente e dargli un posto di lavoro, questo è assistenzialismo puro. Ma ci rendiamo conto che ad oggi noi non diamo la dignità ai disabili e alle persone anziane? Abbiamo delle pensioni sociali da 600 euro. Un disabile al 100% percepisce circa 750-800 euro. Non gli bastano neanche per fare 15 giorni. E parliamo di dare dignità, ma a chi diamo dignità? Dobbiamo cercare di creare dei posti di lavoro stabili, e questo lo possiamo fare solo in un modo, con l'abbassamento delle tasse. È inutile, anche perché dove trovano i soldi per dare il reddito di cittadinanza? È un'utopia, è una teoria. Sono d'accordissimo, è infondato. Si trovano con i bonifici. Ma lo avete voi nel vostro programma elettorale. Una alla volta, perché a casa non capiscono. Facciamo finire Carlo. Nell'arco di 20 anni. Invece voi con i diamanti in Tanzania. Va bene, l'avete rubato. Adesso non andiamo.
Nell'arco di 20 anni abbiamo visto sparire le piccole e medie imprese, abbiamo visto delocalizzare le grandi imprese all'estero. La politica degli ultimi 5 anni non ha fatto nulla per tenere le imprese in Italia. Questo cos'è stato? Una mancanza di posti di lavoro. Sono andati all'estero perché hanno trovato condizioni più favorevoli, un costo del lavoro minore. L'Italia è un paese che ha delle grandi potenzialità. Non sfruttiamo neanche il 5% del turismo. Certo. Siamo un paese che ha grandi imprenditori, ha grandi idee, eppure non siamo capaci, che sarebbe anche semplice, perché comunque l'abbassamento delle tasse produrrebbe lavoro e lavoro stabile, non precariato. Certo, tutto parte, I dati dell'occupazione che diceva il collega del PD sono non reali, sono astratti, perché sono frutto Galazzo, volevo sentire Galazzo, così chiudiamo il giro prima di andare in pausa pubblicitaria. Insomma, lei è l'ultimo, ha sentito un po' tutti i pareri, si passa dal reddito di cittadinanza, Forza Italia che contesta, dice che non si può aiutare così a random senza un minimo ragionamento, Tini dice abbiamo fatto tante cose belle, la Lega le contesta, Fratelli d'Italia dice insomma bisogna togliere le tasse per potenziare il mondo del lavoro. Voi siete un po' un gruppo fuoriuscito dal Partito Democratico, anche perché tante politiche sul lavoro a voi non sono piaciute. Questo sicuramente. In realtà siamo persone che vengono da esperienze diverse e anche, credo, abbiamo una parte importante di civismo al nostro interno. Ma allora io vorrei partire da alcune questioni chiare. Allora, io a sentire parlare di flat tax è qualcosa che mi indigna profondamente, perché bisogna ritornare a trovare un lessico accettabile. E allora, che abbiamo fatto una simulazione, la trovate sul sito di Liberi Uguali. Con la flat tax, rispetto ai redditi che ha dichiarato nel 2013, Silvio Berlusconi risparmierebbe circa 900.000 euro di IRPEF. Un lavoratore, un operaio, ne risparmierebbe 500. Con la proposta di Liberi Uguali, persino il Sole 24 Ore ci ha detto che la nostra è la proposta che guarda di più alla progressività fiscale. Questo per noi è un punto d'orgoglio, perché abbassare le tasse non basta, poi bisogna capire a chi. Allora, noi diciamo che chi ha di più deve dare di più e chi ha di meno deve dare di meno. Con la proposta di Liberi Uguali, Silvio Berlusconi non risparmia un euro rispetto a quanto risparmia adesso e se ne farà una ragione, mentre quell'operaio che risparmierebbe 506 euro con la flat tax ne risparmia 1300. Ecco, chi ha di si più... Si continua a pensare sempre a Silvio Berlusconi. No, ovviamente si è... a Silvio Berlusconi. Gagliani, faccia finire, poi devo andare anche in pausa pubblicitaria. Ho ascoltato tutti, vorrei parlare io adesso. Ovviamente è un esempio, però ci dà l'idea che stiamo perdendo in questo paese un principio fondamentale, quello della progressività fiscale. Se hai di più non devi contribuire nella stessa percentuale di uno che ha meno, devi contribuire di più, e quindi la manovra sull'IRPEF in senso fortemente progressivo, e appunto l'ha riconosciuto persino in Sole 24 Ore, è un punto centrale del nostro programma, che ci distingue da tutti in questo momento. Certo. Che ci distingue da tutti. Posso dire un'altra cosa? Anche noi abbiamo la progressività. Velocissimamente, che vado in pausa. Anzi, la fermo, poi ritorniamo e poi le ridò la parola, perché sono davvero in super ritardo. Poi le do anche la parola anche a lei, Ottini, e leggiamo anche qualche commento dei tanti che sono arrivati da casa. Ma lo facciamo dopo il break. Eccoci nuovamente in studio nella nostra piazza, una piazza di Telepavia, una piazza di tutti i pavesi, a parlare di politica, a parlare di quello che i cittadini chiedono al mondo politico. Insomma, il tema lavoro ha già scaldato l'ambiente, ha già scaldato i nostri ospiti, la nostra piazza. Io, prima di ridare la parola giustamente a Galazzo, che lo avevo fermato per andare in pausa pubblicitaria, volevo leggervi alcuni commenti flash veloci. Allora, Stefano Castelli dice: politici dei cadrigon, utilizza un dialetto insomma per dire politici poco, che stagnano, insomma, che fanno poco, ovviamente non rivolta a voi, ma penso sia un discorso ovviamente a livello generale. Mattia Parolini dice: la dignità va data anche
a chi per anni da precario ha mandato avanti le scuole italiane e oggi rischia di rimanere senza un lavoro. Questo non interessa a nessuno, domanda. No, Lorena invece dice, ma rivolto ovviamente penso al nostro amico Grillino, ma i 5 Stelle non si vergognano, sono stati al governo, l'uno a Torino e un altro a Roma ed ecco i risultati. Vabbè. Allora, insomma, su questa vergogna posso dire una cosa? Lascio la parola a Galazzo, poi arrivo, Polizzi. Galazzo, insomma, parlavamo di lavoro. No, parlavamo appunto, ero partito dalla flat tax e stavo enunciando un principio che per noi è fondamentale, chi ha di più, dia di più, è chiaro, per fare degli investimenti. Però ecco, questo principio diciamo che è stato poco frequentato non solo dal centrodestra, ma purtroppo anche nell'ultima stagione di governo, che una delle bandiere dell'ultima stagione di governo sia stata l'abolizione, ad esempio, quasi per tutti, salvo che per le case di super lusso, della tassa sulla casa, io è un'altra cosa che trovo profondamente sbagliata, perché insomma ci sono persone che se lo possono permettere e questo toglie risorse che potrebbero essere investite. E qui in altro, ad esempio, per creare lavoro e occupazione. E qui c'è un po' uno dei temi su cui si è diviso quello che prima era un centro-sinistra più largo e che ci ha portato a queste scelte, che è il giudizio su questa stagione, che per noi non è positivo. È vero che c'è stata una crescita, è anche vero che una è sensibilmente inferiore ad altri paesi dell'Eurozona. Cos'è che crediamo noi? Noi crediamo anzitutto che ci voglia un intervento di tipo strutturale che guardi meno alla politica dei bonus, che è stata un po' la cifra dell'ultima stagione di governo, e più a un forte aumento degli investimenti pubblici, per la ragione che il moltiplicatore della crescita che danno gli investimenti è molto più alto di quello che danno i bonus, e invece il livello degli investimenti pubblici è ancora troppo basso. E poi diciamo una cosa, si è parlato di lavoro, allora io ritengo il Jobs Act un errore di portata storica, un errore su cui si è creata ovviamente una difficoltà che poi ha portato alle scelte che conoscete. Liberi Uguali, i deputati che oggi sono di Liberi Uguali, ha presentato in Parlamento, proprio nel finale della legislatura, un provvedimento che portava a superare il Jobs Act, a ricostruire casi in cui c'è il diritto al reintegro, che io credo sia un fatto di civiltà, e a introdurre ad esempio delle misure per cui se sei un'azienda che delocalizza da un'altra parte e hai preso dei finanziamenti pubblici, non ti si può impedire di delocalizzare, ma tu devi restituire quei fondi pubblici che hai preso. Ecco, noi abbiamo una proposta di questo tipo, è una proposta che ci distingue, è chiaro che chiede e necessita di risorse appunto per fare questi investimenti. E ci sono e le risorse come le trovi? Le ritrovi facendo una tassazione fortemente progressiva a partire dall'IRPEF, ma anche, io credo, andando ad aggredire degli argomenti di tassazione patrimoniale che sicuramente devono essere riformati in senso fortemente progressivo. Del resto, se uno può permetterselo, non sarà per lui un problema pagare un po' più di tasse per aiutare a investire su capitoli che invece possono aiutare. Vedo che molti di voi non sono d'accordo. Parto da Ottini, poi andiamo da Polizzi e Arusa. Intanto credo che proprio il tema delle risorse sia un tema centrale, perché credo che comunque la si pensi, qualunque siano le proposte, proprio per quello che dicevo all'inizio, cioè per cercare anche di contrastare questo diffuso sentimento di antipolitica che riguarda tutte le componenti politiche nazionali, sicuro, le istituzioni. Spero davvero che il prosieguo della campagna elettorale rispetti l'onestà intellettuale dei cittadini italiani, perché ne avete discusso la settimana scorsa, però giova ricordarlo che tante delle proposte che vengono avanzate, roboanti, sicuramente proposte che bucano lo schermo, non sono qui a negarlo, però sono oggettivamente proposte che non verranno mai realizzate perché non hanno le coperture finanziarie adeguate. Il collega Polizzi prima citava il reddito di cittadinanza. Certezza, però. Certezze sono date dai numeri, perché abbiamo una, poi dopo, con le vostre promesse abbiamo una certa esperienza. Caro collega, se lei mi vorrà descrivere dove troverete i 50 miliardi di euro necessari
per supportare la singola proposta che avete avanzato, la flat tax al 23, che io contesto sia per i numeri di insostenibilità economico-finanziaria, sia nel principio, anche solo perché banalmente viola un principio costituzionale sacro che è quello della progressività dell'imposta. Tornando a bomba, io preferisco ragionare su delle cose concrete e dico semplicemente che rispetto ad esempio alle proposte che sento avanzare, anche mi riferisco a quella del collega Polizzi sul reddito di cittadinanza, che è tutta da costruire e tutta anche lì da finanziare, perché anche lì costa parecchi soldi. Li trovate i soldi, Polizzi? Bisogna capire, concludo dicendo che comunque in questo paese uno strumento già attivo, perché lo è dal 1 novembre 2017, che guarda a un sostegno economico non di tipo assistenziale, ma collegato a un preciso progetto di inclusione sociale, si chiama REI, si chiama reddito di inclusione, ed è uno strumento che risponde perfettamente a quelle esigenze di disagio economico, sociale temporaneo, non a tempo indeterminato, temporaneo, è un sostegno che può durare fino a un massimo di 2 anni, ma per fare cosa? Non per dare una, come dire, prospettiva di tipo assistenzialista alla gente, ma un aiuto concreto collegato a un preciso patto che il cittadino che andrà a prendere quella somma lì deve sottoscrivere con le istituzioni, deve portare a termine, previo ovviamente ritiro della somma. Se c'è questo reddito nel sociale senza calcare sull'assistenzialismo. Vabbè. Polizzi, se c'è allora questo reddito, perché dovete fare un altro allora? No, ma proprio stiamo, come dire, parlando due lingue differenti. Allora, innanzitutto però voglio dire che il tema della sostenibilità è un tema molto molto serio, perché come sappiamo, quando viene fatta una politica sociale che importa costi, che riguarda i diritti sociali, bisogna anche capire questi costi, come li copriamo. Allora, per quel che riguarda il reddito di cittadinanza, noi abbiamo presentato una proposta di legge, peraltro già verificata dagli uffici parlamentari, che è sostenibile. Le nostre fonti per trovare i soldi per pagare il reddito di cittadinanza arrivano, diciamo, da diversi capitoli, come ad esempio la spending review e altre cose. Ma quello che voglio dire qua, è che il tema della sostenibilità impone, e qui c'è la grande differenza fra le forze politiche, una decisione a monte, cioè com'è che organizzo l'allocazione delle risorse. Ce lo chiedono anche i giudici, peraltro, nel senso che i giudici costituzionali sempre più chiedono di motivare al legislatore le scelte di allocazione delle risorse. Per quale ragione? Perché nel momento in cui la coperta è corta, il Movimento 5 Stelle non fa come, cioè anzi non dice come dice il Partito Democratico e Forza Italia, rifacciamo il ponte sullo stretto di Messina, perché noi diciamo anzi il contrario, cioè eliminiamo le grandi opere e sosteniamo invece il sociale. Quindi è una questione di priorità. Per il partito di Davide Ottini e di Forza Italia la priorità è il ponte sullo stretto di Messina, per il Movimento 5 Stelle invece la priorità è dare un reddito di cittadinanza. Poi posso dire altre due precisazioni e poi lascio parlare. Gli altri. Non è la misura assistenzialistica, perché si chiede alla persona di cercare un lavoro e se non accetta il lavoro che gli viene proposto dal centro degli impieghi perde questo sostegno. Ma ci deve essere seconda cosa. Non si capisce perché. Seconda cosa. Mi dici di cercare il lavoro, ma se il lavoro non c'è, cosa cercano? Seconda cosa. È un assistenzialismo. Vabbè. E questo non perché... Allora, per carità, in tutta l'Europa è assistenzialismo, però io volevo solo concludere una cosa e poi lascio la parola al mio collega, perché da casa due volte, da casa e anche mi pare diciamo da Facebook, ci parlano di questa questione molto grave che riguarda 60.000 insegnanti che magari li troviamo a scuola, nelle scuole dei nostri figli, che si sono diplomati al magistrale come il sottoscritto, hanno optato per andare a insegnare, possono farlo, l'hanno fatto per oltre 10 anni e improvvisamente una sentenza del Consiglio di Stato sta falciando via 60.000 dei nostri insegnanti dove noi portiamo i nostri figli. Io penso che di fronte a una situazione del genere, al di là della forza politica, destra, sinistra, certo, Lega, è un problema da risolvere, Italia, questo è un tema da risolvere. Mi hanno contattato in molti anche a me, io penso che questo sia uno di quei temi concreti in cui il primo governo deve dare immediatamente una risposta. Giusto per dare anche una rassicurazione
Il collega Polizzi solleva un problema enorme, oggettivo, che riguarda decine di migliaia di insegnanti. Noi abbiamo avuto il ministro Valeria Fedeli proprio domenica ospite a Pavia, la quale non si è ovviamente sottratta a questa domanda, che è stata una delle più rivolte da parte della platea delle persone che hanno partecipato, e ha ovviamente rassicurato che è allo studio del Ministero una modifica normativa che possa in qualche modo risolvere la questione. E questo lo dico, guardi, a prescindere, perché credo che sia un tema trasversale, esatto, che riguarderà tutti, a prescindere da come andranno le elezioni. Rosa, la vedo troppo silenzioso, un leghista... Beh, li faccio sfogare, così si sfiancano da soli e poi intervengo io. No, allora, giustamente da casa parlavano di quello che è successo prima di chiudere le porte al palazzo, della problematica della plenaria, e lì è una grossa problematica che i colleghi, anche i colleghi, hanno sottolineato. Ha sottolineato anche il PD, e sembra strano perché poi è stata proprio creata dal PD. Però vabbè, non andiamo a rivangare, perché sennò sembra che ce l'ho sempre col PD. Quindi parliamo anche di 5 Stelle, parliamo. No, sempre. Vabbè, ma non è che vabbè, ce la dovete avere con me, perché vabbè, sennò no, siamo... No, per i 5 Stelle in generale. No, anche vabbè, perché c'era una persona che che parlava anche di Roma e Torino. Ecco. E quindi era giusto. Dare una risposta anche a quella persona. Ecco, io non riesco a capire come facciano i 5 Stelle a dire esattamente il contrario, l'esatto contrario di quello che pensano, e fanno tutto l'opposto di quello che dicono. Cioè sono talmente bravi che si incasinano tra di loro. Allora, a Roma, vabbè, Roma era già una realtà molto incasinata, quindi era comunque difficile da governare, però loro sono riusciti a peggiorare la situazione. Peggiorarla come? Il direttore mi dà replica su questa cosa. Peggiorarla, già due volte peggiorarla in che modo? Roma e Torino, ovviamente. Come? Dando comunque la possibilità a gente come Rom, Pavia, cosa a gente combinato? Come Rom, e a gente come extracomunitari, con o senza permesso di soggiorno, di scavalcare i diritti rispetto agli italiani. Loro che fanno i paladini della giustizia, che fanno gli zorro, togliamo ai ricchi per tenerci noi, perché ultimamente fanno solo così. Cosa fanno a Roma? Fanno di tutto e di più per incasinarsi la vita, incasinare gli italiani. Ma come si fa, dico io, a dover dare o a promettere 1000 euro ai Rom o giù di lì per trovarsi una casa, cercargli la casa, dargli una casa, quando ci sono tante persone italiane per strada? Ma italiane, parlo di italiane, ma potrebbe essere anche il filippino con la cittadinanza italiana, ovviamente, certo, e che magari ha pagato le tasse. Ecco, loro queste cose non le vanno a vedere. Poi però cosa succede? Si va alle votazioni, si fa la campagna elettorale e mi sento i 5 Stelle, mi sento il PD che vengono a dire no, ma prima gli italiani, attenzione. Ma l'hanno detto anche l'altro giorno in diretta quando erano con Salvini, mi sono stupito che le ultime parole famose sono state no, ma noi dobbiamo innanzitutto pensare all'Italia e agli italiani. Ma in questi 5 anni, ma che cavolo avete fatto per non andare a dire parolacce? Non avete pensato, avete pensato di tutto e di più, a farvi soldi, a far tornare la banda della Magliana a Roma, avete fatto questo, siete riusciti a farli tornare, a farli arricchire, grazie alle ONU. Questo l'avrebbe fatto i 5 Stelle, ha fatto ritornare la banda della Magnana. No, io sto parlando di quello che ha fatto il PD. Facendo arricchire le Onlus. No, perché io poi... sono convinto che voi poteste fare anche peggio. Volevo sentire la panchina, poi le do la parola, Polizia, però volevo sentire anche i due alla mia estrema sinistra, Gagliani e Galazzo, insomma. Beh, ma io sono rimasto imbarazzato dalla posizione dei 5 Stelle. Ale, per quanto riguarda il discorso di infrastrutture, cioè, con lei, per quanto sono contento, per quanto riguarda il termine per i tempi per replicare. Glielo dico però, in berlusconiano, mi consenta, mi faccia iniziare, grazie. Il tema è, parliamo di infrastrutture. Io non capisco come la posizione dei 5 Stelle possa essere un
vignette totale. Parliamo del raccordo Vigevano-Milano. Allora, è fuori discussione che Milano offre tendenzialmente più posti di lavoro. Però io che vivo il territorio, che vivo comunque, giro l'Italia per lavoro, io mi vorrei, anzi vorrei mettere per un secondo sulla macchina il consigliere dei 5 Stelle il mattino alle 7 e portarlo a Milano. Io penso che lei debba partire alle 5 per poter essere alle 9 in ufficio a Milano. Allora voglio dire, mi deve spiegare, o meglio, deve spiegare ai suoi elettori com'è possibile che la vostra posizione è quella di no infrastrutture. Vabbè. Perché io penso e credo, e mi scuso, penso e credo che le infrastrutture sia il punto di partenza. Perché proviamo solo a immaginare, perché temi differenti, proviamo solo a immaginare, mi consenta, proviamo solo a immaginare anche l'autostrada Broni-Mortara. Questo permette di poter avere... Aumentiamo le polveri sottili, malattie cancerogene, la pianura padana, siccome abbiamo i tassi più elevati di malati, questo potrebbe di cancro, permettere, di cuore, questo di polmoni, potrebbe permettere uno sviluppo economico sotto anche il punto di vista del turismo, perché senza possibilità senza la possibilità di poter raggiungere il territorio per le molte possibilità, parliamo di lavoro, le sto parlando di lavoro, perché, perché dite no alla strada da Vigevano verso Milano, ditelo ai cittadini, dovete dirlo ai cittadini, questo porta lavoro. Allora, posso dire una cosa? Perché lascio la parola a Galasso, poi per chiusura le do la parola a Polizzi, così raccogliamo anche le istanze di Galasso, se ce l'ha con lei, così facciamo la chiusura definitiva. Ti prego di no, Giacomo. No, io volevo dire un'altra cosa. Si è parlato di sostenibilità delle proposte. Allora, il tema è come decidi di allocare la spesa pubblica. Allora, anzitutto... questa è la politica, scegliere come spendere i soldi pubblici. Allora, gli sgravi fiscali collegati al Jobs Act sono costati 20,3 miliardi di euro. Appena sono finiti, sono tornati a salire i contratti a tempo determinato e sono scesi quelli a tempo indeterminato. Questo già dà l'idea del fatto che noi abbiamo un'altra idea di investimento della spesa pubblica, nel senso in cui dicevo prima. Sulle grandi opere, ad esempio, un tema, uno potrebbe dire, mi parli di investimenti pubblici, però in che cosa? Va bene, facciamo un esempio. Proviamo a fare un piano serio di investimenti in manutenzione del nostro territorio, in cercare di capire come mettere in sicurezza un territorio che ogni volta che c'è un'alluvione, cerchiamo di concentrarci su questo. Noi parliamo di un piano di investimenti verdi. Allora, proviamo per un attimo a togliere la luce dalle grandi opere e mettiamolo su quello che c'è già. Mettiamolo sulla manutenzione del nostro territorio. Questo potrebbe essere un tema di investimento pubblico, un filone di investimenti pubblici da aprire nella prossima legislatura, che potrebbe fare molto bene all'Italia dal punto di vista appunto dell'effetto dell'investimento, ma anche nel dare lavoro. L'altra cosa che volevo dire, la spesa pubblica non è tutta uguale, ci sono comparti della spesa pubblica che continuano a salire. Ad esempio, anche l'anno scorso è aumentata del 5,7% la spesa per armamenti, che mi pare sia stata nel 2018 intorno ai 6 miliardi di euro. Allora, è possibile che noi non possiamo porci il tema di vedere se è possibile ridurre la spesa per armamenti e investirla, che so, nell'istruzione, nella sanità? Abbiamo fatto una grafica, è salita di, mi sembra, 3 miliardi negli ultimi anni la spesa per armamenti, con 2 miliardi e mezzo si assumerebbero molti medici per i nostri ospedali. Ecco, facciamo queste scelte qui. Io parlo da una prospettiva ovviamente di sinistra, infatti su questa panchina mi trovo a mio agio, e credo che... Allora, direttore, la ringrazio, io non mi trovo a mio agio purtroppo in questa panchina. Ma infatti, sono proprio in panchina. Stasera dovrai soffrire. No, ha toccato un tema della sicurezza. Questo è un tema. Il tema della sicurezza. Allora, la spesa pubblica. La spesa pubblica. Però scusi, cosa c'entra la sicurezza con. Stavo parlando di spesa pubblica. No, tu hai detto. Di spesa per armamenti. Per armamenti, quelli dell'esercito. Allora. Possiamo provare a valutare se su quel capitolo si può fare un risparmio, visto che è cresciuto in questi anni.
Possiamo provare a vedere se negli anni prossimi può un poco scendere e magari li spendiamo per investimenti del tipo di cui ho detto? Questo è il tema. Possiamo provare a pensare che forse, appunto, spendere 20 miliardi di euro in quanto è durato 3 anni in sgravi fiscali non sia stata forse un'idea eccellente, ma che se quelli diventavano investimenti produttivi, allora il moltiplicatore sulla crescita sarebbe stato molto più alto, come peraltro autorevoli studi dimostrano. Noi vogliamo tornare a fare questa discussione, certo, da una prospettiva di un partito che intende ricostruire un profilo di una sinistra di governo in Italia che in questi anni purtroppo si è un po' annacquato. È andato, ecco, a perdere. Io poi volevo parlare anche di sicurezza, ma lo facciamo più avanti nella trasmissione, e parlare anche di piccole e medie imprenditorie. Qui volevo prendere in causa il sindaco Carnia di Ottobiano, perché nonostante essere primo cittadino è anche un medio imprenditore, quindi insomma, per capire un attimo anche la sua visione. Polizzi, è arrivato il suo momento. È arrivato il mio momento, però adesso io poi non... Velocissimo però. Ma non ho voglia neanche di rispondere punto su punto, voglio però indicare un attimo i punti cardinali invece dell'azione del Movimento 5 Stelle, cioè noi non siamo, io parlo per la mia forza politica, un movimento che dirà mai quando non ci sono soldi prendetevela con i migranti, prendetevela con quello che ha la pelle nera. Ecco, non è il nostro modo di pensare. Poi ognuno la Lega, io non lo utilizzo, però siamo coerenti, perché mi fa un pochino ridere la Lega che parla di campi rom e sinti. Cominciano a vaneggiare allora, se posso però, quando non hanno delle idee chiare, direttore, concludere replica, perché poi io devo avere il tempo se mi vengono dette certe cose. Sì. Cioè che lei è un avvocato, lei ha bisogno di tribunale, allora... Sì, allora... Io faccio... Allora, se campi rom e sinti, dico solo questa, ma poi volevo parlare di due cose veloci, dare due dati. Sui campi rom e sinti becca male il collega della Lega, perché io ho proposto, come sanno poi Ottini e Galazzo, che lavorano con me in Consiglio Comunale con ruoli differenti, io ho proposto un ordine del giorno per il superamento del campo rom e sinti, non per arrivarci con la ruspa, ma piano piano cercare di diminuire la presenza all'interno del campo rom e sinti con misure incentivanti. Piano piano in quanti anni? No, ma glielo spiego. Su quello avevo chiesto l'apertura di una commissione, ho detto 5-10 anni e raggiungiamo il risultato. Poi durante questa... Sono troppi? No. Cioè vogliono stare... Direttore, le devo dare un dato però, mi deve far finire un ragionamento. Durante questa bella discussione, devo dire molto pacata e calma anche da parte dei suoi colleghi della Lega, vengo a scoprire che la giunta Cattaneo, con la firma dunque di Forza Italia e Lega Nord, perché c'era anche il vice sindaco della Lega Nord, avevano appena staccato un assegno da 70.000 euro per il campo rom e sinti prima di fare le elezioni politiche amministrative della città di Pavia, perché poi tutta questa è l'ipocrisia della Lega Nord. Voglio dare due dati, perché poi non mi interessa fare polemica col Ottini, collega Ottini della Lega Nord. Ma certo, ma sta ai documenti, quindi informati del tuo partito prima di venire qua a parlare. Il vostro andazzo è quello, uno non può fare altro che confermare 5 Stelle. Questi sono fatti. Come pecunia non onores, anche i voti non onores. Io invece ho fatto una proposta intelligente. Scusa, però io vorrei, direttore, dare due dati al collega Ottini. Un primo dato sull'investimento sulle energie, sono d'accordo col collega Galazzo, bisogna intervenire là. Il Movimento 5 Stelle per parte sua ha presentato un programma energia e ambiente, diciamo con uno spettro temporale a mio avviso credibile. E poi noi parliamo, e qui do i due dati che chiedevo di poter dare, di investimenti in due settori strategici, il 5% del PIL in istruzione e il 3% del PIL in ricerca, così da portare l'Italia a livello dei paesi europei, creare attraverso questi investimenti dei moltiplicatori occupazionali. Quindi sono queste le proposte molto chiare, molto semplici e anche molto studiate del Movimento 5 Stelle. Poi su Roma, su Torino, allora, vogliamo offrire ai telespettatori magari un contributo meno urlato ma più edificante sulle diversità anche a livello programmatico, oppure anch'io mi devo venire a dire cosa ha combinato Forza Italia e Lega Nord a Pavia con 2 milioni di euro di buchi di bilancio in ASM Lavori, e ci avete le firme voi di Forza Italia e quelli della Lega Nord. Ma risponda su Roma e Torino. Parlare ai telespettatori, perché ce l'hanno chiesto, hanno presentato problemi seri, parliamo delle cose che interessano, non facciamo
la bassa politica. Ma un telespettatore ha chiesto di Roma e Torino. Continuiamo a girarci intorno. Non facciamo state la bassa governando politica. Lì. A Roma state facendo si è fermata la stroppopoli delle giunte di destra e sinistra e questo sta agli atti. Sì, va bene. A Torino la città è amministrata molto bene dalla nostra sindaca Chiara Appendino. Indagata. Ma è indagata. Ma dobbiamo parlare di quelli della Lega Nord. Tutti indagati sono quelli che governano. Sono tutti lì. Siamo in dirittura d'arrivo del break pubblicitario. Parlano i condannati della Lega Nord di Forza Italia che ce l'abbiamo a tutti i livelli amministrativi. Ma piantatela. Grazie. Aspetti Uttini che le metto a posto il microfono. No, volevo dire che credo che proseguendo su questa linea si dia semplicemente stura a quel sentimento di antipolitica di cui accennavo all'inizio, perché francamente non credo che chi ci ascolta sia così interessato ad assistere ai nostri, come dire, battibecchi più o meno ironici e simpatici. Io volevo semplicemente chiudere prima di passare al blocco pubblicitario ricordando che in questo momento, in questo paese, che è comunque in ripresa economica, almeno questo ci dicono i dati macro che arrivano ogni trimestre dai vari organi che sono deputati a rilasciarli, c'è ancora un problema certamente di malcontento, di povertà, di disagio sociale che va affrontato. E io lo ripeto, al di là delle come dire, belle intenzioni, chiamiamole così, di chi si sta confrontando in questa campagna elettorale, ci sono comunque delle certezze, che sono le cose realizzate. Il reddito di inclusione è una, l'APE sociale è un'altra, e è di questi giorni proprio la prima rendicontazione sulle domande che l'INPS ha ricevuto e che sta cominciando ad evadere. Parliamo di quasi 100.000 domande ricevute, quasi 30.000 prestazioni già in corso di erogazione. E io vengo oggi dalla prima videoconferenza nazionale in INPS sull'APE volontaria. Questi sono strumenti concreti, finanziati, già operativi, che questo governo, questa legislatura ha messo in campo per soddisfare quei bisogni concreti e altrettanto prioritari che i cittadini che lei ha incontrato, che voi avete incontrato, ci mettono di fronte quotidianamente e anche in questa occasione. Questa credo che sia la risposta che la buona politica debba dare ai problemi dei cittadini, non i litigi fra amministratori e politici che fanno parte, secondo me, di un modo che ormai non interessa più a nessuno. Credo che l'interesse dei cittadini guardi alle cose che vengono fatte, che vengono realizzate. Tangibili, certo. Tangibili. Sono d'accordo con lei su questa ultima parte. Io mi fermo ancora per qualche istante pubblicitario, poi ritorniamo, cambiamo argomento, parliamo di imprenditoria. Abbiamo sentito anche qua alcuni esponenti del piccolo e medio mondo dell'imprenditoria, proprio quella classica di realtà cittadina, cioè un barista, chi ha dei negozietti, eccetera, che dicono tutti che sono completamente strozzati. Partirò ovviamente da Carnia, visto che è anche il sindaco di una realtà seppur piccola del territorio lomellino, ma che comunque vive quotidianamente questa realtà anche sotto il profilo lavorativo. A dopo. Eccoci nuovamente nella nostra piazza, la piazza di Telepavia, la piazza di tutti i pavesi, a parlare di promesse elettorali, a parlare di programmi, di idee in vista del 4 marzo, giorno della tornata elettorale, per eleggere sia il nuovo presidente di Regione Lombardia, sia per eleggere i nostri candidati del territorio a Roma. Il clima qui è già caldo, ovviamente non poteva essere altrimenti, abbiamo già toccato diversi temi, involontariamente siamo partiti dal lavoro per poi allargarci a macchia di leopardo a toccare altri importanti temi. Io vi leggo un altro messaggio arrivato su Facebook di Lorena che dice: se la prende un po' con tutti la nostra telespettatrice. Vergogna, si vede a Torino piena di immigrati che anche la polizia non riesce ad entrare. Invece il PD ora pensa agli italiani. Che ridere, basta ingannare gli italiani. Avete avuto il vostro tempo, ora basta, è ora di cambiare. Poi vogliamo parlare del Rei. Questo si riferiva ovviamente a Uttini, quanto ha detto poc'anzi prima di andare in pausa pubblicitaria. Voglio ricordare, dice la signora, ai signori del PD che tutte le persone che non hanno figli non possono accedere. Io posso correggere? Veloce, solo proprio veloce. In riferimento a questo, dal 1° di luglio l'ultima legge di bilancio ha previsto che ad esempio il requisito del fatto di avere almeno un figlio minorenne nel nucleo familiare verrà abolito.
Quindi dal 1° di luglio il REI verrà erogato solo in funzione del reddito ISE. Punto. Benissimo. Ma corretto adesso, poi vabbè, che la domanda in questo momento l'abbiamo corretto, vero? No, è nella legge. No, siamo avanti, guarda. Credo che sia opportuno anche dare delle informazioni corrette. Sono d'accordo, Tini, su questo. Ovviamente la rusa era una battuta. Certo, certo. Io volevo parlare di imprenditoria, però Galazzo, lei voleva aggiungere qualcosa velocemente, giusto? No, sempre sul tema lavoro. C'è più sul tema investimenti. Investimenti. C'è stata un po' una discussione tra i presenti a cui io ho ascoltato, poi mi sono ricordato che siamo in televisione e allora mi è venuto in mente di un altro conto. Adesso in questa parte della trasmissione do un po' di numeri, però sostanzialmente alle elezioni si parla di allocazione della spesa pubblica. E ti sei ricordato che abbiamo ridotto il canone, giusto? No? Perché il canone che, che vuole eliminarlo. Ecco, vuole mi è venuto in mente che a un certo punto, poi non ho capito se è rimasta una proposta o... Si è parlato di abolire il canone del RAI, no? Abolire il canone RAI costa 1,5 miliardi di euro. Allora, ti correggo, non è abolirlo, ma è ridurlo ulteriormente. Poi, però, insomma, i conti erano questi. I conti dire erano le cose non vere. No, si è parlato proprio di abolirlo, Davide. Mi la proposta molto nel programma del PD parla di un'ulteriore riduzione del canone RAI. Allora, facciamo così: ci teniamo il canone RAI così e tutte le risorse che potrebbero essere investite per ridurre, abolire, poi mi approfondirò, le investiamo per pagare le borse di studio all'università dei tanti che sono idonei ma non hanno il finanziamento. Questo è un esempio classico di come ci sia la stessa cifra può essere utilizzata per fare una, come posso dire, una defiscalizzazione uguale per tutti, oppure può essere investita in qualcosa che ha un alto moltiplicatore sulla crescita, nel caso specifico il diritto allo studio, che è il primo punto del nostro programma. Questo è un esempio di come la stessa cifra può fare due cose diverse. Ecco, noi siamo sempre per andare verso una direzione di investimento, principalmente su istruzione, sanità, chiaro, ambiente e cose utili all'Italia di questo tipo. Parliamo invece adesso di piccole e medie imprenditorie, poi la volevo far commentare a Carnia. Prego Danilo di far partire il contributo di interviste raccolte tra Vigevano, Voghera e Pavia relativa al mondo della piccola imprenditoria. Ormai sono 30 anni che faccio delle attività in proprio e purtroppo le promesse sono tante. Tutti che prima delle elezioni dicono, offrono, regalano, però purtroppo il dato di fatto che come me tanti altri miei colleghi da piccoli imprenditori che siamo, le tasse aumentano, abbiamo un socio che ci dà, che ci chiede il 50% circa di quello che incassiamo, però ci tutela poco e niente purtroppo. Dunque la speranza dicono che è l'ultimo a morire, però teniamo duro e cerchiamo di andare avanti con le nostre forze, perché torno a ripetere che le promesse sono state fatte tante. La priorità è ridurre le tasse, perché secondo me l'italiano, se ha qualche euro in più, come posso pensare, le spende, e se ci avanziamo qualcosa in tasca facciamo girare l'economia. E la cosa principale secondo me è anche che i soldi, il governo non può continuare a aumentare le tasse per incrementare i loro guadagni. Bisognerebbe uscire dall'immobilismo. Sì, direi di sì. Anche sul lavoro qualcuno dice servirebbero interventi per i giovani. Sì, servirebbero interventi non solo per i giovani, perché è tutta una catena, se si muove i giovani poi vengono coinvolti. Non è che gli interventi per i giovani, se poi non ci sono le imprese, i giovani possono... Deve lasciare in tasca noi piccoli imprenditori, che siamo una fetta molto importante per l'economia italiana, perché siamo noi che alla fine della fiera, oltre che facciamo tante ore, non abbiamo né tredicesima né quattordicesima, non abbiamo le ferie pagate, non abbiamo la malattia, facciamo 10, 12, 14 ore per quello che mi riguarda, ma purtroppo facciamo tante ore per dare una percentuale molto alta a qualcuno che purtroppo non ci tutela. Dunque le speranze sono tante, però la fiducia purtroppo per me è poca di quello che ci offrono, quello che ci vogliono far credere.
La fiducia è poca, diceva che insomma, il suo infatti, compagno d'avventura, che era lo Stato, l'ha definito così, il suo socio gli porta via più della metà di quello che lui guadagna. Ha perfettamente ragione, infatti tutti i piccoli imprenditori, i medi imprenditori comunque vedono lo Stato in maniera completamente sbagliata, dovrebbe essere un alleato, invece è diventato il nemico, proprio a fronte dell'alta tassazione a cui sono sottoposte le imprese. Diceva giustamente, se diminuiamo le tasse abbiamo anche più soldi da spendere. Le piccole e medie imprese sono quelle che sostengono l'economia italiana e questo è da sempre. Con questa politica, con l'aumento delle tasse, non abbiamo fatto altro che togliere le piccole e medie imprese. Imprese che producevano posti di lavoro per i giovani. Oggi il piccolo imprenditore non ha più la facoltà economica di poter assumere il personale. Il costo del lavoro è troppo alto. Ci sono aziende, piccole aziende, nelle nostre realtà, che vorrebbero e avrebbero la possibilità lavorativa. Non la sfruttano con l'impiego, perché un dipendente che ti costa 40-45 mila euro all'anno non diventa sostenibile. L'unico modo per poter creare lavoro è abbassare le tasse. Questo è alla base. Noi, i governi fino ad oggi, hanno lavorato esattamente al contrario. Hanno aumentato le tasse. Questo è proporzionalmente deleterio. Non possiamo pensare di continuare a spremere i piccoli imprenditori. Tutti i giorni vediamo negozi che chiudono, bar che chiudono, piccole attività che chiudono. E purtroppo non ci sarà più la possibilità per questi imprenditori di riaprire. Chi chiude oggi ha chiuso per sempre. Dobbiamo cercare di far sopravvivere questa gente. È gente che ha tutta la mia stima, che veramente lavora 14-15 ore al giorno. Certo. Non è possibile continuare a togliere a queste persone la possibilità di avere un futuro. E il futuro possiamo darglielo solo con la riduzione delle tasse, perché sono loro le fondamenta del nostro paese. Ottimo, insomma, sì. Però è innegabile che, come dice il sindaco, che ha sotto controllo, diciamo, una sua cittadina, come lei, ovviamente facendo parte del Consiglio Comunale di Pavia, è innegabile però che ha ragione sul fatto di dire che quasi quotidianamente le serrande di qualche negozio, di qualche attività piccola, e questo era l'esempio di questo telespettatore che ci ha rilasciato l'intervista, che era banalmente un barista di Voghera, che si lamentava apertamente proprio di questa tassazione enorme che non gli permette di un guadagno facile, insomma. Ma allora, premesso che i dati ad esempio che noi abbiamo dalla Camera di Commercio che riguardano la nostra città per il 2017, alla fine evidenziano comunque un saldo positivo tra attività commerciali che chiudono. Io parlo in generale, non tanto Pavia se stessa, anche a Vigevano c'è stata una ripresa. Quindi diciamo che c'è un'inversione di tendenza. Ricordiamo tutti che usciamo da un decennio di crisi che non ha uguali nella storia del dopoguerra, per cui è chiaro ed evidente che le problematiche a cui accennava il collega, che sono problematiche oggettive verso le quali bisogna avere la massima attenzione, certamente non sono legate solo ed esclusivamente alla dinamica della pressione fiscale, ma a tutta una serie di componenti, tra cui ovviamente la crisi della domanda interna, la crisi dei consumi, la crisi della propensione ai consumi, che è stata determinata da tutta una serie di fattori, in primis anche l'impoverimento del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori dipendenti e delle pensioni, perché lo accennava prima anche il signore del bar che avete intervistato. Alla fine, se nelle tasche degli italiani, di tutti gli italiani, non circola un po' più di ricchezza, un po' più di moneta, l'economia non gira e quindi tutti ne soffrono. Il tema della pressione fiscale è un tema oggettivo. In questo paese la pressione fiscale è ancora molto alta. Però, accidenti, dire che questo governo ha aumentato le tasse sulla piccola e media impresa, no, perché anche qui parlano di dati oggettivi. Cioè, noi abbiamo portato l'IRI sulla piccola impresa al 22%, era il 25%. Abbiamo ridotto l'IRES dal 27,5% al 24% e ci proponiamo di portarla al 22% come ai minimi, alla media minima prevista dall'Unione Europea.
abbiamo detassato l'IRAP per la componente del costo del lavoro, come ci chiedevano le categorie imprenditoriali afferenti al commercio da un sacco di anni. Quindi qualcosa in quella direzione la si è fatta ed oggi è realtà. Certo, si può fare di più, sono d'accordo, ma una via, un primo passo, alcuni passi verso quella direzione sono stati compiuti. Non lo vedo molto convinto. Dopodiché, io ripeto, in questo ambito però bisognerebbe guardarsi tutti nelle palle degli occhi, no? E ricordarci che questo paese è il paese che ha un triste record del mondo, che è quello dell'evasione fiscale. E che tante delle cose che servirebbero fare, e che nessuno qui nega che bisognerebbe fare, però scontano quella zavorra enorme che ci portiamo dietro e che prima o poi qualcuno mi dovrà dire come riuscire a risolvere. Gagliani, ma sull'evasione fiscale Berlusconi avrebbe la formula magica? Avrebbe trovato la soluzione, e ciò che dicevo all'inizio. A cosa non trova la soluzione? ma questo la risposta la darà il 5 di marzo, quando saremo al governo insieme ai nostri cugini. Quindi il tema... Chi sono i vostri cugini? Beh, ma penso che sia abbastanza chiaro. Abbiamo una coalizione... Il PD? Abbiamo una coalizione molto, molto unita, quindi voglio dire... Io penso e credo che sia solo per poter destabilizzare il nostro elettore, ma purtroppo non riuscirete in questo giocattolino un pochino anomalo. Comunque torniamo sul discorso della riduzione della pressione fiscale. Questa flat tax così tanto decantata. Però il tema, come vedete, all'inizio ero da parte di tutti i colleghi, a parte della Lega Nord, o meglio della Lega, e ero contestato. Invece, come vedo, adesso portiamo tutti la direzione su una pressione che potrebbe permettere di poter avere più risorse e poter investire, perché io penso e credo che parla per te, scusa. Il Movimento 5 Stelle penso vi chiamerò 5 lune. Il tema è da 5 Stelle vorrei capire cosa penso delle infrastrutture, non l'ho ancora ben capito, per poter aumentare la possibilità di potersi muovere e dare la possibilità di poter dare più posti di lavoro, però non ho ancora capito, evidentemente queste risposte non le avete, punto, questo è il tema. Sul discorso della riduzione della pressione fiscale è automatico, lo dice il nostro presidente Berlusconi, è un uomo che ha 60.000 dipendenti, quindi penso e credo che non sia una persona che si sia improvvisata oppure che faccia il comico e poi pensa di portare la nostra Italia alla deriva, ci porterà alla deriva. Solo alla deriva, punto, perché poi andremo a raccontare le barzellette. Tant'è che l'Italia va in fallimento sotto Berlusconi, hanno dovuto mandarlo via, sei dimenticato oppure come Berlusconi dimentica di quello che si è fatto per 20 anni in Italia? Io non mi sono Ma con chi pensi di parlare? Con un Movimento 5 Stelle che non ha mai governato l'Italia? L'Italia è andata in fallimento con i suoi governi di centrodestra e Lega Nord, non con un governo del Movimento 5 Stelle. Anni 2000, quindi le pongo un quesito. Voi nascete qualche anno fa, noi siamo purtroppo dal 94. Appunto, voi siete troppo giovani, avete un premier che penso e credo. Certo, il nostro premier non ha 80 anni, chiaro. Ne ha 35, ma va bene. Attenzione, con questo risponde ai suoi elettori, perché cosa sta dicendo? Che una persona a 80 anni non sia una persona che può essere un po' io penso che una persona col curriculum vitae di Berlusconi dovrebbe essere altrove, non al governo d'Italia. Il curriculum di Di Maio, ma ne vogliamo parlare? Lo dica ai suoi elettori che ha detto questo. Persone di 80 anni hanno un'esperienza e possono ancora dare tanto al nostro territorio. Le persone di 80 anni come Berlusconi, condannato per frode fiscale, che è andato al governo e si è depenalizzato tutti i reati e le prescrizioni. Ma dai, ma che fate la morale, ma per favore. È un pupazzo nelle mani di un cantautore che è Grillo. E invece Berlusconi in quale mani è? Diccelo tu in quali mani è Berlusconi. Come fa nascere il Forza Italia, riconosciuto dalle sentenze che Forza Italia nasce. Direttore, perdoni. Grazie al braccio destro. Penso che le argomentazioni siano molto deboli queste. No, sono accertate dai giudici. Queste continue argomentazioni sono accertate dai giudici. Cercano e trovano sempre. Sono i giudici che dicono che Forza Italia. Una alla volta.
tutti che dicono che Forza Italia dove è nata e con chi è nata. Però io volevo dire anche due cose di programma. Le posizioni, andiamo sulla concretezza. Sulla tassazione. Abbiamo... posso dire questo? Perché se no non posso dire null'altro se non rispondere alle provocazioni Torino di qua e di là. Allora, dico due cose. Volevo sentire Galazzo che la mano l'aveva già alzata 10 minuti fa. Allora, e poi Arusa. Solamente... Roma e Torino non risponda, mi crede. Bene, però, direttore, io devo poter... Forza Italia. Ecco. Allora, quello che voglio dire è questo, che il Movimento 5 Stelle ha delle proposte molto serie per venire incontro proprio a quello che dicono i commercianti, i piccoli imprenditori. Abbiamo lanciato a Milano l'abrogazione di 400 leggi inutili. Noi vogliamo andare nella direzione della semplificazione amministrativa, abolizione degli studi di settore che hanno massacrato i nostri esercenti, i commercianti, i piccoli imprenditori, abolizione dello spesometro e del redditometro e inoltre abolizione reale di Equitalia. Noi vogliamo fare un patto fra il piccolo imprenditore, anche fra il cittadino e lo Stato, per cui vi è una presunzione di onestà. Direttore, questo, è il patto. Hanno scaricato il nostro programma da Google. Questo è il patto con gli italiani, non il patto dei 5 Stelle. Quello è quello firmato da Berlusconi da Vespa ieri sera. Hanno fatto copia e incolla. Questo è il patto con gli italiani. Copia e incolla abbiamo fatto. Galazzo, volevo però, dire una cosa, io... Se dobbiamo buttarla in cacciara, Giuseppe, direttore... Però poi fammi parlare, perché mezz'ora che aspetta. Questo è il fatto degli italiani. Dai. Dai, Galazzo, vai. Dai. No, anzitutto volevo dire una cosa. Vedere di fianco a me il contratto con gli italiani di Berlusconi, insomma, mi dà una certa emozione perché mi riporta un po' agli anni dell'adolescenza. E questo è una cosa che mi fa sorridere. Nel senso, sono passati... un po' di anni, non sono più adolescente, ma c'è ancora il contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi. Credo che gli esiti saranno simili. Nel frattempo il soggetto è stato anche interdetto dai pubblici uffici, ma ugualmente, evidentemente, per voi questo non è un problema. A proposito anche di etica pubblica, fatemelo dire. Volevo dire una cosa sul discorso sulle tasse. Allora, io credo che in questo paese dobbiamo cambiare il discorso pubblico sulle tasse, il modo in cui se ne parla, perché io sto assistendo a una campagna elettorale che è un po' una gara a chi toglie più tasse, chi mette più bonus. Allora, purtroppo così il bilancio pubblico non regge, perché le tasse servono a finanziare la spesa pubblica. Quindi a un certo livello medio devono stare, se no non si finanziano i servizi e io non sono d'accordo su questo. Bisogna fare scelte forti su come distribuire le tasse. E allora è evidente che dobbiamo fare un ragionamento molto serio e io partirei proprio dalle tasse sul lavoro, dall'IRPEF, su una ristrutturazione seria dell'IRPEF. Dobbiamo iniziare a interrogarci sulle tasse sul patrimonio, che in questo paese aggrediscono troppo poco i grandi patrimoni. A uno che ha un attico a Milano gli abbiamo anche tolto l'IMU, come se fosse per lui un problema pagare qualche centinaio di euro di IMU, eccetera eccetera. Bisogna scegliere, bisogna poi anche porsi di fronte alle trasformazioni dell'economia. Davide Ottini ha detto una cosa giusta, ha detto che il saldo tra esercizi commerciali che aprono e chiudono a Pavia è positivo, questa è una cosa che ci fa piacere. È chiaro che magari sono esercizi commerciali diversi da quelli che aprivano diverso. No, posso finire? Ti interrompo solo un attimo. No, io vorrei che non mi interrompessi proprio. Sì, aprono e chiudono, hai proprio ragione, siamo sempre lì, aprono e chiudono. Vabbè, comunque, bisogna iniziare a porsi... Mi piace che siete così positivi. No, è positivo per tutti. Stiamo a Pavia, questo è un dato che registriamo. Poi, voglio dire... Sì, però la tassazione comunale... Ok, andiamo avanti, sto cercando di fare un ragionamento. Allora, se questo è il modo in cui ricominciamo a parlare, aggiungo seriamente, di tasse, un'altra cosa che noi dobbiamo analizzare è un po' la trasformazione globale del sistema economico. Ad esempio, io vorrei che si aprisse un ragionamento molto serio proprio per andare a prendere le risorse dove ci sono e cercare il più possibile di andarle a prendere da altre parti. Ad esempio, vogliamo parlare di quanto denaro guadagnano in Italia i colossi del web,
e quante poche tasse pagano qua. La tassa, la web tax, che ovviamente non si può fare solo in Italia, però vogliamo dire che un Amazon, un Facebook, un Google, che guadagnano milioni di euro, forse miliardi sul territorio italiano, pagano troppe poche tasse rispetto agli utili che fanno qua. Allora, il discorso sulla tassazione non può essere riduco le tasse a tutti, se no salta il bilancio pubblico. E poi, se salta il bilancio pubblico, saltano i servizi, e chi è ricco se la cava e chi non è ricco certo, affari suoi. Ecco, quindi il discorso pubblico non è riduciamo le tasse, arrivederci, è scegliere da dove partire. Arrusa, e quindi questo bisogna, è quello che stiamo cercando di dire. Questo, il voto a Liberi Uguali è un voto anche per questo ragionamento. Trovare le giuste risorse, come diceva... l'assessore Galazzo, cioè dove si vanno a trovare queste risorse? Io voglio far da pacere un attimino tra Forza Italia e 5 Stelle, facendoli trovare un accordo, perché col 25%, col 25% di tasse ci guadagna solo Berlusconi. Ah, abbassiamo al 15%, vogliamo noi che ci guadagni Berlusconi e ci guadagna il piccolo operaio. Però ci guadagna anche il piccolo operaio. No, ma deve guadagnarci quindi, solo l'operaio, Berlusconi sta bene così, sì, vabbè, se permette. Perché dobbiamo abbassare le tasse a Berlusconi? Adesso litighiamo io e lei. Lei deve spiegare in una situazione. Adesso litighiamo io e lei. Perché dobbiamo abbassare ancora le tasse a Berlusconi? Allora, lei mi dia una ragione di questa cosa. Se lei me lo spiega, io non credo che mi convincerà. Perché dobbiamo ridurre le tasse a Berlusconi? Posso parlare oltre di Berlusconi anche di altri imprenditori? Ho finito, allora, non cerchiamo di tagliare al massimo le tasse per gli imprenditori, perché comunque l'imprenditore è colui che fa girare l'economia. Se noi continuiamo a strozzare l'imprenditore, ma parlo del piccolo, del medio, non parliamo delle multinazionali, perché le multinazionali sono quelle protette dalla vostra Europa. Le multinazionali, parliamo del piccolo, dalla vostra Europa. Scusi, parliamo del piccolo e medio imprenditore, che erano i telespettatori. Non abbiamo dato delle risposte precise, perché voi siete bravi. Ma io le ho fatto un'altra domanda. A girarci intorno. Se lei mi viene a dire della flat tax, io le ho detto: la flat tax è un provvedimento che agevola i ricchi. Mi spiega perché? Il caratteraccio voi. Io le ho fatto una domanda. Creare problemi e poi gli altri devono risolvere i vostri problemi. Ma che problemi? Noi come risolviamo il vostro problema? Abbassandolo al 25, al 15, al 18, così che tutti quanti pagano le tasse e chi non le paga prende e va dentro. Prende e va dentro come succede in America, non che non fa, che non succede Italia, niente. Che va dentro chi non paga le tasse, lo dice anche lei. Sottoscrive che chi non paga le tasse, forse lo svelo più al collega qui al mio fianco, che non saremo i pionieri nel portare al 23% o al 15%, come dice la Lega. Ci sono altri stati che hanno già... Non lo dice però, che gli evasori devono andare col 23% di tassazione. Una domanda anche la mia, veramente senza provocazione. Bene, allora per capire, l'accolgo. Con la tassazione del 23% che agevola il figlio di Berlusconi, vostra scelta. La mia domanda è: l'evasore va in galera, sì o no? E questo contratto lo sottoscrivi, perché devi fare un governo con la Lega Nord. Lui ha detto di sì, lei dice di sì o di no? Ce lo dica per chiarezza. Perché poi sembra che qui ognuno tira un pochino dalla parte che vuole, ma voi dovete andare a governare insieme il paese. No, già lo sa che andiamo a governare. Ha ragione. Nella malaugurata ipotesi. Vado in pausa pubblicitaria. Però scusi, direttore. Galazzo, 35 secondi. Faccia rispondere. Lo sottoscrivo. Poi risponde. Una cosa che 30 secondi che deve andare in pausa pubblicitaria. Sa perché i signori di Forza Italia possono dire cose diverse pur stando nella stessa coalizione? Perché abbiamo una legge elettorale che permette di fare la coalizione anche senza avere lo stesso programma, e questa è una bizzarria della nostra legge elettorale, quindi possono dire quello che vogliono. Io do il break pubblicitario, ritorneremo, cambiamo argomento, parliamo di sicurezza e di immigrazione. Rieccoci nella nostra piazza a parlare di programmi elettorali, di quello che la gente
chiede al mondo della politica, soprattutto a chi sarà eletto dopo il 4 di marzo, giornata elettorale scelta quest'anno nel 2018 per eleggere sia il presidente di Regione Lombardia sia per eleggere i nostri rappresentanti a provincia di Pavia a Roma. Polizzi, non ho capito cosa voleva far firmare a Galliani, poi ho dovuto interromperla e mandarla in pubblicità. Allora, ma siccome Galliani ci mostra contratti firmati, ho fatto una domanda di coerenza. Allora, si candida Forza Italia a governare, auguriamoci di no, con la Lega Nord per i prossimi 5 anni, domanda, ma l'evasore, siccome per la Lega Nord deve andare in galera, anche per Forza Italia deve andare in galera? Cioè, è una domanda che faccio seriamente, no, perché poi gli italiani vogliono sapere che cosa votare e se poi riuscirete a governare insieme. Adesso, non mi voglio sottrarre alla domanda del collega di 5 Stelle, però io penso, penso di dire anche, credo, che il leader del Movimento 5 Stelle, niente, non ce la fa il proprio. Leader, mi scuso però mi consenta, il leader di 5 Stelle come 8 parlamentari su 10 non hanno mai fatto una dichiarazione dei redditi, quindi io penso e credo che tendenzialmente loro non potranno mai andare in galera, non hanno mai lavorato, quindi questa... Invece Berlusconi ha depenalizzato il falso in bilancio. Io le devo fare questa dichiarazione, nel senso che spieghi chiaramente ai suoi cittadini e ai suoi elettori come potrete andare al governo di una nazione senza aver mai fatto un lavoro. Ecco, quindi allora, il tema del presidente Silvio Berlusconi è una persona che, come dicevo prima, ma non voglio tornare indietro. Ma gli evasori in galera o no? Vorrei fare un passo avanti, però ah no, ripeto, gli evasori in galera o no? Non riesce a dirlo, è incredibile che uno che fa politica non riesca a dire chi evade le tasse avrà delle conseguenze, che poi siano pecuniarie e penali, però io voglio dire solamente una cosa. Veloce, poi cambio radicalmente argomento, perché un altro tema è la sicurezza, esatto, sentito dai nostri solo per rispondere sempre sulla tassazione. 30 secondi, già passati 2. 10 secondi, il Movimento 5 Stelle è molto coerente, in Consiglio Comunale a Pavia, lo sanno tutti, abbiamo proposto una Tari giusta ed equa, cioè una Tari che distribuisse i pesi a favore dei grandi ipermercati e creasse degli sconti a favore dei piccoli esercenti commercianti. Il Partito Democratico ce l'ha bocciata, quindi oggi abbiamo dopo un anno gli sconti maggiori su supermercati e ipermercati. Perché dico questo? Perché le cose si vedono dalla coerenza e questa è la visione del Movimento 5 Stelle, cioè tuteliamo il piccolo, la smart nation, le smart city e non invece le grandi opere che invece vogliono destra e sinistra in modo indiscriminato, tranne l'EU. È una perla quella che ha detto, che sono coerenti, è proprio una perla, proprio in questi, sì, in questi giorni qua, che di coerenza con i 5 Stelle, guarda, potevamo anche evitarla. Se l'hai cercata, scusi direttore, se l'hai cercata proprio non ci sto, perché sulla questione di siccome continua a venire positivo, fuori. No, non è un'arroganza nei suoi confronti. No, so che non era un'arroganza, perché lei è una persona non arrogante, però mi faccia dire, perché me l'hanno già detto 2 volte, io posso essere arrabbiato anch'io per la violazione di una regola interna da parte di 8/10 deputati su centinaia e migliaia di eletti in tutta Italia, va bene, ma il Movimento 5 Stelle rivendico, ha restituito 23 milioni di euro, cosa che non ha mai fatto nessun partito, e oltre 40 milioni di euro di rimborsi pubblici non li ha neanche ritirati, quindi posso questo essere arrabbiato io, ma non la morale dalla Lega Nord, da Forza Italia e dal PD, proprio non voglio, non l'accetto, ripeto, sono arrabbiato io in primis, perché io vado in mezzo alla strada a fare il mio lavoro gratuitamente, ma sentirlo dire dalla Lega Nord, da Forza Italia, dal Partito Democratico, vi trovo ridicoli in questa. Parliamo ora invece di sicurezza, quindi prego Danino in regia di far partire il nostro contributo di interviste. Come è ovvio, la sicurezza rappresenta uno dei temi caldi di questa campagna elettorale. Prego. Beh, fondamentalmente un sistema giudiziario che funzioni di più, un sistema politico che funzioni di più e quindi non ci sia più la corruzione che c'è, e poi sperare che le cose cambino, insomma. E la sicurezza anche di cui tanto si parla? Beh, la sicurezza fa parte anche di questo paese, senza sicurezza non è che ci sia troppo da fare. La sicurezza è un problema ultimamente qua a Voghera, soprattutto qua a Voghera. Io direi di implementare le ronde dei cittadini, dei vicini di qua, di Voghera, potrebbero fare delle ronde, sarebbe molto importante questo. Quindi pattugliamenti delle forze dell'ordine. Sì, pattugliamenti delle forze dell'ordine, anche si può formare anche con i propri vicini di qua, di Voghera,
cittadini di Voghera si può formare dei gruppi che possono fare la ronda come fanno a Bergamo. Per controllare? Per controllare solo e quando vedono qualcosa che non va, chiamare le forze di ordine, c'è la polizia. Da dove vieni? Sento che non sei... Sì, sì, io vengo del Perù, cioè del Sud America, sì, 15 anni. 15 anni che sono qua in Voghera. L'immigrazione secondo te è un problema? Migrazione se non è gestito è un problema, quello sì, perché poi è povero contro povero, c'è poco da star lì. Nella massa c'è anche gente che non dovrebbe starci in Italia, perché non viene qua perché deve trovare la sistemazione, ma viene qua per altre cose, che non voglio dilungarmi perché non voglio far polemica, però alla fine della fiera siamo così, cittadino contro cittadino. Povero. Quindi, contro povero. È un po' una guerra dei poveri e poi chi comanda sta sempre. Ma certo, con chi comanda sta bene e basta. Non hanno neanche, cioè la realtà vera loro penso che non sanno neanche cos'è. Ovviamente la sicurezza è correlata al tema immigrazione, non poteva essere altrimenti, è emerso anche da quanto ha detto questa telespettatrice che si è fatta intervistare, insomma, quindi un tema come diciamo all'ordine del giorno, i comuni lo sanno benissimo, qui abbiamo più rappresentanti di amministrazioni comunali, sanno quanto è importante la questione immigrazione. Io vengo da lei a Ruso e poi voglio sentire anche Ottini, il tema immigrazione rappresenta per il suo leader Salvini, leader della Lega, insomma, la bandiera che della campagna elettorale. Beh sì, non soltanto per Salvini, ma un po' per tutta la Lega e un po' per tutto il centro-destra, perché i signori hanno fatto su un casino in questi anni che la metà basta. Allora, il problema qual è? Che ci sono persone che realmente scappano dalla guerra e va bene. Accoglienza, aiutiamoli nel loro paese, va bene tutto, ma sono una percentuale molto bassa, si parla di un 8% all'incirca. Quindi tutte le altre persone che arrivano senza documentazione, quindi è difficile capire da dove provengono, quanti anni hanno, chi sono, se sono malati, se vengono tirati fuori dalle carceri tunisine per poi mettere sui barconi e farli venire fin qua, perché almeno lì fanno lo svuota carceri e ce li prendiamo noi. Ecco, queste persone sono un grosso problema. Io spesso, girando per Milano, mi capita di fare dei video e pubblicarli su Facebook, perché è davvero pericoloso, ma non soltanto per donne e bambini, è pericoloso anche per gli uomini durante il giorno a avviarsi in certe strade, perché comunque si è circondati da persone che magari vengono accolte in certe strutture per 3 anni, poi si scopre che gli abbiamo dato un tot di euro al giorno per mantenerli, ma si scopre che non avevano diritto di stare qua. Qui dopo 3 anni che li abbiamo pagati, non li prendono chiaramente, no, però noi li tiriamo fuori, li lasciano per strada. Quindi possono anche essere brave persone, ma lasciandole per strada, comunque una persona ha bisogno di mangiare, di dormire, di bere, e quindi incominciano anche a delinquere. E questo è il nostro vero problema adesso. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna trovare degli accordi, ovviamente con i loro paesi di origine, cose che il signor Alfano non è stato in grado di fare, ma perché quel povero uomo non era in grado di far niente al governo. Per far sì che queste persone, un po' come aveva fatto Berlusconi con Gheddafi per non farli venire, se li riprendino e non facendo gli accordi come stiamo facendo con la Turchia, come l'Europa sta facendo con la Turchia, vi diamo un sacco di soldi per tenervi i vostri terroristi o presunti tali. No, non funziona così. Se non vi prendete le vostre persone, cerchiamo di interrompere degli accordi commerciali, ci date le arance, ci date i pomodori alla Tunisia, ecco, allora incominciamo a non prendere più quelli se non vi riprendete le vostre persone, anche perché per rispedirli indietro non costa poi tanto, costano più o meno un 5.000 euro a persona, perché 4.000 euro li paghiamo per i poliziotti che li accompagnano e 1.000 euro per la persona che va portata. È ovvio, non è semplice, noi non stiamo dicendo che dal 5 liberiamo tutto, perché vanno presi, vanno trovati e vanno rispediti, vanno fatti degli accordi e vanno rispediti, però va fatto, e questa situazione probabilmente neanche loro se l'aspettavano così, hanno incominciato a farla con degli accordi dell'Europa pur di avere dei soldi, non si aspettavano questo smarasma incontrollabile e adesso ci troviamo in questa Ottini, situazione. Ottini, insomma, pare che adesso insomma, le ondate si siano calmate, quindi il ministro pare che abbia operato in modo dignitoso per cercare di tamponare un'emergenza che, come diceva Rusa, dandovi anche un po', tirandovi un po' la filata questa sera, dice insomma vi siete trovati in un marasma totale
sociale e era difficile la gestione. Ma allora, io intanto credo che il tema dell'immigrazione in questa precisa fase storica sia un tema delicatissimo e credo davvero che tutte le forze politiche dovrebbero affrontarlo con serietà, ma stando molto attenti ai toni che si utilizzano, perché purtroppo abbiamo visto come anche da recenti tragici accadimenti anche nel nostro paese sia un argomento che va discusso, va affrontato, va governato, ma sempre comunque, ripeto, nel rispetto di regole di civiltà. E sulla base di una linea di civiltà io comincio a dire che rivendico con orgoglio, così come ha detto il mio segretario nazionale Matteo Renzi, il fatto che noi a partire dal 2015 si sia intervenuto in mare a salvare centinaia, migliaia di vite umane. Questo io lo rivendico come un fattore di civiltà assoluta. Detto questo, è chiaro ed evidente che l'andamento della situazione presupponeva una serie di interventi che mitigassero gli sbarchi. Il ministro Minniti, da questo punto di vista, e non sono io che lo dico, non è il PD che lo dice Frontex, che è l'agenzia europea che ha il compito di gestire tutta la partita migratoria, i dati sugli sbarchi del 2017, lo ricordava anche lei, certo, sono oggettivamente ridotti. Si sono ridotti proprio grazie al ritorno a una serie di politiche, di accordi fatti su quei governi territoriali, nello specifico in Libia, sia con il governo della Tripolitania che con quello della Cirenaica, affinché siano il più possibile impediti queste tratte di esseri umani, quindi si sia aperta una vera e propria politica di guerra contro gli scafisti, agli scafisti. Faccio mio anche comunque sia un appello che lo stesso segretario Renzi ha fatto proprio stamattina alle altre forze politiche, ovvero quello di tutti insieme, perché questo è un problema che riguarda tutti ed è un problema che va gestito come dire, in maniera seria e istituzionale. All'indomani del 5 di marzo, qualunque sia il governo che uscirà da questa contesa elettorale, tutti insieme ci sia da fare per cambiare gli accordi di Dublino. Perché gli accordi di Dublino, che apro la parentesi, furono sottoscritti nel 2003 dall'allora governo Berlusconi, è un accordo sbagliato. È un accordo sbagliato che va cambiato. Perché è sbagliato? Perché carica sullo Stato dove avviene l'approdo il compito di dover gestire chi approda. Ma perché non l'avete cambiato in questi cinque anni? Non l'abbiamo cambiato in questi cinque anni perché comunque sia è un accordo, come lei ben sa, che riguarda tutta la comunità europea e quindi è una battaglia che in Europa va costruita insieme anche alle altre forze europee. Il fenomeno ha assunto dei livelli oggettivamente problematici che investono non solo l'Italia ma anche le altre realtà europee, per cui forse adesso, se siamo tutti coesi e compatti, ci sono le condizioni politiche in Europa per poterlo ridiscutere. Chiaramente se invece se ne vuole fare l'ennesima vicenda per strumentalizzare e per lucrare un po' di consenso elettorale, allora probabilmente non lo risolveremo mai questo problema. Insomma, lei è anche un sindaco, tante volte i migranti arrivano in un comune e il sindaco viene completamente scavalcato dall'informazione. Questo, quindi, sì, l'abbiamo visto che avviene quotidianamente. Purtroppo chi si trova ad affrontare queste situazioni è anche inerme e ha le difficoltà oggettive. Il flusso dei migranti sicuramente ha creato e ha destabilizzato quelle che sono il vissuto quotidiano. Lo vediamo nei centri dove Lomellini, come Garlasco, Valle, che hanno ricevuto un flusso di migranti completamente superiore a quello che era la portata del paese. Vediamo che destabilizzano quella che è la sicurezza dei centri. Il parco giochi di via Leonardo da Vinci a Garlasco è diventato territorio dei migranti. Prima vedevamo i bambini coi genitori, oggi non ci sono più. Purtroppo non sono stati in grado di gestire questo flusso. Hanno sobbarcato i comuni di qualcosa che è ingestibile per loro.
non hanno risorse economiche, non hanno le forze dell'ordine, perché questo va a ripercuotersi su quelli che sono sull'ordine pubblico. Sull'ordine pubblico. Nella provincia di Pavia abbiamo accertati circa 40.000 reati. Questo poi anche dati del Ministero dell'Interno, il 50% delle rapine, il 25% degli omicidi, il 40% delle rapine a mano armata vengono fatti dagli immigrati. Fonte? Sì. Ah, no. Sì, sì, è fonte del Ministero dell'Interno. Quindi noi dobbiamo innanzitutto dare risorse alle forze dell'ordine. Non abbiamo organico, abbiamo i territori che sono completamente scoperti. Non possiamo, ma io penso solo a una cosa, ma e non siamo fuori da una realtà. I furti degli ultimi giorni, quello riferito al Bancomat di Frascarolo oppure all'ufficio postale di Zerbolò, ma questo avviene perché non abbiamo l'organico che ci permette di avere un controllo, un presidio del territorio. Perché è possibile che di notte alle 2 un trattore percorra una strada e nessuno lo veda? È possibile sì, non abbiamo le forze dell'ordine. Certo. Dobbiamo dare risorse e mezzi ai carabinieri, alla polizia locale. Questo è fondamentale per dare sicurezza al cittadino. Però a parte l'organico non hanno anche abbastanza potere, perché se poi prendono non queste hanno persone non hanno non potere, possono ma né toccare né mettere dentro che subito. Ma hai ragione. Quindi hai perfettamente ragione. Parecchio. Abbiamo tolto l'autorità alle forze dell'ordine. Grasso, è stata tolta l'autorità alle forze dell'ordine, secondo lei? Insomma, la percezione dei cittadini adesso. Quindi l'autorità di fare cosa? L'autorità di intervenire. No, non è vero. Ma come non è vero? Non è vero. Però la percezione un po' a casa è anche quella di questa signora che diceva siamo inermi di fronte a quello che sta succedendo. No, non siamo inermi. Non c'è la certezza della pena. Questo è un altro discorso, non c'entrano gli immigrati con la certezza della pena. No, quasi parlava di sicurezza in generale, non tanto di immigrazione, che poi comunque è strettamente correlati volontariamente. Sì, ma mi sembra invece che il sistema penale funzioni, nel senso che ci sono... Come funziona? Come funziona? Mi sa che l'iPad non sta funzionando molto bene. Qualcosa ne so. Ci sono le pene detentive, ci sono le misure alternative, ma questo è qualcosa che c'è in tutti i paesi, credo. Però il fatto che comunque in effetti manchi la certezza della pena... No, non è vero che manca la pena. La gente però lo percepisce quando... Allora noi dobbiamo spiegare che non è così, non dire che è così quando non è così. Lo vediamo. Però scusate, così, io... Ma non è vero che non c'è la certezza della pena. Ma informatevi e scoprirete che non è come dite. Ma lo vediamo. Cittadini, informatevi, lo dice... No, lo dico a te, informatevi. Ai cittadini, visto che abbiamo deciso di fare i politici, bisogna anche dare delle spiegazioni che però sono vere. Tu ti devi informare. Glielo racconto spesso ai cittadini, vado anch'io, sono in giro anch'io come tutti e quando mi capita dico queste cose, però io volevo dire una cosa sull'immigrazione. Allora, leggevo un dato, perché ho l'iPad, perché l'Italia ha una quota di immigrati sul resto della popolazione che è intorno all'8%, è minore di quella della Germania, è minore di quella del Regno Unito. Gli immigrati sono un sostegno indispensabile del nostro PIL e domani un sostegno indispensabile delle nostre... Sono una risorsa economica. Abbiamo risolto il problema dell'economia Italia con gli immigrati. Non essere interrotto veramente perché sto cercando di dire delle cose. Stiamo ringraziando. No, io sto dicendo delle cose vere, informatevi e vedrete che è così. Sì. Allora, quello che io contesto, e mi rendo conto che è un periodo difficile, ma non dobbiamo assolutamente smettere di provarci. Allora, il tema dell'immigrazione è un fatto umano, non è un'emergenza, è una cosa che c'è sempre stata nella storia dell'uomo, un tempo l'abbiamo fatta noi, adesso la fanno altri, è fisiologico, non interrompere. Con il governo Berlusconi queste cose non sono successe. Però vorrei che si potesse fare un discorso. Sì, però non possiamo paragonare l'immigrazione che c'è stata negli anni precedenti degli italiani con l'immigrazione che stiamo subendo oggi. È difficile ascoltare, invece lo devi fare, come io ho ascoltato te quando mi spiegavi della
flat tax, adesso tu ascolti me mentre dico questa cosa. Allora, io vorrei soltanto dire questo, vorrei soltanto dire questo. Dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza, entrare nella logica della gestione. In questo, con Liberi Uguali, la distanza, francamente, dalle posizioni del Ministro Minniti c'è, perché io non posso pensare che l'enfasi sia tutta sulla riduzione degli sbarchi, quando i numeri non sono in assoluto ingestibili, magari a prezzo di fare accordi con paesi dove non sappiamo qual è il livello del rispetto dei diritti umani, ecco, quindi, e non è la logica paese per paese che può aiutarci su questo terreno, anche perché l'immigrazione procede anche a cicli, quindi voglio dire, non puoi fare accordi unilaterali con tutti i paesi da cui proviene l'immigrazione e soprattutto non lo devi fare se non hai la garanzia dei diritti umani. Il tema che noi dobbiamo aggredire è ciò che crea l'irregolarità e la marginalità, perché l'immigrazione ci sarà sempre, ci sarà dopo di noi, c'è stata prima e ci sarà ancora. Quindi, preso atto di questo fenomeno, sono invece d'accordo sul tema di Dublino, bisogna agire in sede europea perché sia una gestione condivisa, questo assolutamente sì, ma bisogna andare dentro i singoli paesi ad aggredire le cause di irregolarità dell'immigrazione, che creano la marginalità. La causa dell'irregolarità dell'immigrazione in Italia si chiama legge Bossi-Fini e va cancellata. Io sono andato in piazza a prendere le firme per cancellare la legge Bossi-Fini, non ho ancora capito se è nel programma di qualche schieramento, forse di Emma Bonino, ma poi è stata contraddetta, credo, dal ministro Minniti, che ha detto che la pensa diversamente. I Liberi Uguali è per la cancellazione di questa legge che crea l'irregolarità per una gestione di... il nome Liberi Uguali significa molto... tutti liberi perché siete uguali a noi. Volevo sentire anche Polizzi e Gagliani, visto che abbiamo pochissimi istanti di... Io sarò veloce, ma mi faccia Gagliani dire una cosa. Siamo d'accordo tutti che il trattato di Dublino ha creato un disastro. Per chi è a casa, cos'è il trattato di Dublino? Impone al migrante che sbarca in Italia di chiedere lo status di rifugiato politico in Italia, non può farlo da nessun'altra parte, certo, d'Europa. Questi trattati, abbiate presente, abbiate pazienza, peraltro c'è Dublino 1, Dublino 2, sono stati fatti da destra e da sinistra, però voglio fare un passo in avanti. Sono d'accordo con la signora che avete intervistato, cioè non bisogna fare la guerra fra poveri. Il Movimento 5 Stelle ha nei propri 20 punti del programma nazionale stop al business dei migranti. Dico solo due parole a riguardo, perché sono d'accordo con Galazzo. Il tema non è solamente lo sbarco, e sono d'accordo anche col mio collega della Lega Nord, ma il tema è anche quando stanno qua i migranti in attesa del riconoscimento o meno dello status di rifugiato politico. Perché lo dico? L'ho affrontato anche come avvocato. Cosa fa un richiedente quando viene qua? Va a chiedere lo status di rifugiato politico alla questura. Quanto tempo passa prima che la questura gli risponda? Un anno e mezzo. Dove va il migrante? Va dentro questi famosi centri gestiti dalle cooperative, che loro, le cooperative, si prendono 30-35 euro al giorno. Non vengono dati in mano ai migranti. Questa è una bufala, una fake news. Cosa dice il Movimento 5 Stelle? Dice: assumiamo 10.000 laureati, li mettiamo a fare le verifiche, se hai o meno il diritto a rimanere qua perché hai i requisiti di legge, cioè lo status di rifugiato politico, li paghiamo con i soldi risparmiati da tutto quello che davamo alle cooperative, e nell'arco di 90 giorni capiamo chi può rimanere qui e chi non può, certo, non può, invece non ha i requisiti per rimanere qua. Posso finire? Mi pare che questo sia una proposta razionale, non demagogica, e che vada incontro a chi è a casa e stufa di sentire dire il migrante di qua e il migrante di là, perché poi sono d'accordo di tenere e chiudo i toni bassi, perché poi c'è qualcuno che magari prende un fucile e inizia, certo, a sparare a tutti. L'esasperazione, stiamo questo. Attenti, non si possono legare non queste cose. Devo chiudere, volevo sentire Gagliani che non ha parlato. Giusto, no, io veloce, sto dicendo giusto, che è pericoloso fare demagogia. Polizzi, sono in chiusura, devo dare la parola a Gagliani giustamente su questo tema. Però ci sono sistemi come lo SPRAR, che è quello più vicino giusto al territorio, che funzionano. Questo ma un anno e mezzo è troppo. Sembrerà strano, ma io un plauso al ministro Minniti lo devo fare, perché il tema del DASPO sicuramente ha dato qualcosa di un'opportunità ai comuni. Non c'entra niente, il problema vero
non c'entra però, niente. Però mi deve consentire di finire, la ringrazio. Il tema vero è che una volta allontanato o una prostituta o qualcosa che sul territorio non va bene, poi le risorse economiche e finanziarie non ci sono più. Allora cosa si è fatto? Io ho l'onore, come sapete, di poter rappresentare la città di Gambolò, e allora per rispondere al cittadino che questa sera ha rilasciato la sua intervista, abbiamo proprio creato gli osservatori civici, che hanno il compito non di fare gli sceriffi, ma il compito è quello di poter vigilare con una divisa, con una pettorina, per poter dare una sicurezza sul territorio, il poter vigilare gli abbandoni che purtroppo ogni giorno viviamo, che sono di carattere, due problemi creano un abbandono sul territorio, uno di carattere economico per il comune stesso e l'altro un problema di carattere ambientale. Quindi l'osservatore civico è quello che ci ha permesso nel comune di Gambolò di poter dare quelle risposte al cittadino che purtroppo la signora, il nonno, la nonna, il bambino e i genitori non sono tranquilli mentre sono al parco, mentre sono in relax, e quindi questa è la nostra risposta con un investimento tendenza allo zero, perché mi accingo alla conclusione, queste persone lo fanno solo a scopo gratuito e per il bene del territorio, certo, in questo caso della città. Devo chiudere, vi inviterò a una prossima puntata a parlare di immigrazione, perché davvero è un tema ovviamente all'ordine del giorno su cui potremmo dedicare puntate su puntate. Purtroppo sono davvero, ho già superato il limite. Ringrazio Polizzi, Cagna, Ottini, Arusa, Galazzo e Gagliani per la disponibilità. Noi ci vediamo la prossima settimana, parleremo ovviamente ancora di politica, lo faremo con i candidati alla Regione Lombardia. Io vi saluto e vi auguro buonanotte. Grazie.